Ciao ragazze, quest'oggi farò un look un pochino particolare e leggermente diverso dagli ultimi tutorial. Utilizzerò una scala di colori che a me sta molto a cuore, che è il rosa, e un rosa molto particolare, estremamente cangiante. Un bacione a tutte e buona visione! Con la stessa matita di prima vado a tracciare l'angolo interno dell'occhio e inserisco il colore anche lungo tutto il triangolino, creando una sorta di triangolino. Ora con il polpastrello sfumo tutto quanto verso l'esterno. Dovremmo aver ottenuto una base neutra sulla palpebra mobile e una sfumatura all'interno dell'occhio, quindi nell'angolo interno e sull'arcata sopraccigliare leggermente più chiara. Ora con un pennellino come questo della Sephora Lingua di Gatto, il numero 21, prelevo un pochino dell'ombretto Hush della MAC, questo rosa cangiante, e lo vado ad applicare lungo l'arcata sopraccigliare e nell'angolo interno, prestando attenzione ad applicare il colore anche lungo la rima delle ciglia inferiori. In questo modo. Con lo stesso pennellino prelevo un pochino dell'ombretto Rose della MAC, ed è un ombretto MAC Pro. È un rosa cangiante, bellissimo, e lo applico lungo tutta la palpebra mobile e porto il colore nella piega dell'occhio. Ora con un pennellino a punta tonda, io utilizzerò questo della MAC, il numero 219, prelevo un colore come questo, quindi un prugna matte. E lo vado ad applicare nella piega dell'occhio. Parto dall'esterno e man mano avanzo verso l'angolo, verso l'interno. Ora con un pennellino a punta tonda un pochino più ampio, vado a sfumare il colore che ho inserito con il pennellino 219. Questo è un pennello della Sephora, è molto simile al 224 della MAC. Poi, siccome ho perso gran parte dell'intensità del colore nella piega dell'occhio, con lo stesso pennello vado a prelevare un pochino di colore e lo applico giusto nell'angolo esterno, sfumando verso l'interno. Dobbiamo andare a creare questo cat eye, un pochino con un colore un po' più insolito. Con il pennellino 219 prelevo di nuovo un pochino del prugna scuro matte e lo vado ad applicare lungo la rima delle ciglia inferiori, partendo dall'angolo esterno e arrivando circa a metà occhio. Ci dovrà essere questa sorta di continuità. Una parte importante di questo look è l'eyeliner. Utilizzerò l'eyeliner liquido nero della MAC. Voi potrete utilizzare l'eyeliner che preferite. Traccio una linea da circa metà occhio verso l'angolo esterno. In questo modo. Dopo aver passato l'eyeliner ho riapplicato un pochino del viola nell'angolo esterno in modo da avere questa sorta di virgola un pochino meno netta e quindi è leggermente sfumata. Ora applico il siero della Dior, questo è nuovo, Dior Show Blushing Plumping Lash, qualcosa del genere.
e seguo con il mascara Hypnose Drama. All'interno dell'occhio applico un pochino di questo kajal viola scuro della MAC. Questa è la matita Rich Purple della collezione Chromographic. Questo è l'effetto che abbiamo ottenuto sugli occhi. Sulle guance applico un fard minerale rosa freddo, come questo. Questo per l'appunto è il Two Virtues. Ne applico poco perché già l'avevo un pochino sotto. Sulle labbra metterò questo gloss Highscape della MAC. Questo gloss è molto molto simile al gloss che è uscito con la collezione Fabulous Felines, spero di averlo detto correttamente, questo settembre, e credo appartenga alla... ora non ricordo esattamente il nome del gloss, comunque era della serie dei gatti, Pedigreed o qualcosa. Spero che questo tutorial sia stato di vostro gradimento, un bacione a tutti e a presto, ciao!